Ciao, oggi mi prendo qualche minuto per scriverti. Spero di non disturbarti. Non è la prima volta che lo faccio. Lo sai che ogni tanto ho bisogno di farlo. In fondo ti devo aggiornare, no? Tu come stai? Qui non c'è male. Certo, da quando non ci sei più sono cambiate tante cose. Ora anche mamma ha Facebook, te l'avevo detto che prima o poi avrebbero iniziato a usarlo tutti. Le tue nipotine sono stupende. Ogni tanto litigano, ma si vogliono bene. Sally è ancora fidanzata. A quanto pare è una cosa seria. Dovresti vederli, sono belli insieme. Poi vabbè, come dicevi tu, l'importante è che siano felici, no? Mamma sta bene. E anche nonna. Certo, senza di te non è che sia sempre tutto rose e fiori. E a volte la vita è un po' dura, eh. Però sono forti. Reggono alla grande. Dovresti vederle. Da quando te ne sei andato con Pat parliamo poco. E mi dispiace perché vorrei esserci stato di più per lui. Se puoi darci una mano. Reggo comunque la presa. Anche se con te che mi davi forza... era tutta un'altra cosa. E tranquillo, continuo a portare tutto dentro. Tutti i consigli e tutto l'amore che mi davi. Vorrei solo aver avuto il coraggio di chiederti scusa prima. Sì, per tutte quelle volte in cui mi volevi insegnare qualcosa io ti rispondevo male. O per le volte in cui non ho apprezzato il tempo che mi dedicavi. Ci manchi. Ogni tanto te lo devo proprio dire. Sì, senza di te a Natale... c'è qualcuno che dopo gli auguri ha gli occhi spenti. In quel momento vorremmo tutti, per un motivo o per un altro, tornare indietro. Sì, a me piacerebbe. Ti trai più forte a quell'ultimo abbraccio. Non mi staccherai più. Sì, ci manchi. Ed è giusto così, ci hai lasciato così tanto. Il tempo passa, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Ma i ricordi non passano mai. E anche se a volte fanno soffrire. Per fortuna, non si cancellano. Spesso con gli occhi verso il cielo dico di guardare le stelle, ma tu sai che guardo te. Questo Natale siamo dalla mamma. Se riesci passa. Ti vogliamo bene.